Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando oggi la festa della Trasfigurazione, festa che è allietata anche dalla presenza di una creatura che immediatamente dopo la Santa Messa sarà rigenerata alla vita soprannaturale nella fede della Chiesa, ecco, espressa dai padrini e già vissuta dai genitori che si impegneranno poi a trasmetterla. In questa domenica, ieri dicevo che tutte le domeniche, la seconda domenica di Quaresima, c'è sempre questo Vangelo della Trasfigurazione, solo che ogni anno poi è accompagnato da letture differenti, no? Ripeto brevemente quanto detto ieri sera. Il senso di questo Vangelo è molto semplice. Gesù, attraverso questo episodio, avvenuto, dicono le fonti, non molto tempo prima della Passione, portando con sé questi tre apostoli, che cosa fa? Manifesta la sua gloria divina sfolgorante, con tanto di voce del Padre che viene a parlare. Perché? Per confermarli nella fede. Perché siccome di lì a poco Gesù avrebbe dovuto soffrire e morire come un malfattore, c'era il serio pericolo, e in effetti questo è successo, che qualcuno dinanzi allo scandalo della croce dicesse: ma siamo proprio sicuri che questo era veramente il figlio di Dio? E sappiamo bene che purtroppo questo è successo. Quindi, nonostante questa precauzione di Gesù, che gli ha detto guardami bene, ricorda di quello che hai visto oggi, non te lo dimenticare quando poi ti sembrerà che io sia un povero uomo dato in balia dei carnefici, purtroppo poi se lo sono dimenticato. Ed in effetti la prima lettura di oggi ci presenta molto lapidariamente la chiamata di Abramo, Abramo che è invocato dalla Chiesa come nostro padre nella fede, proprio perché il taglio di questa liturgia domenicale è di farci riflettere un po' sulla fede. Vedremo che è anche un argomento, a mio avviso, di strettissima attualità, c'ha dei risvolti molto molto forti anche nelle dolorose, drammatiche vicende che stiamo, tutti quanti lo sappiamo, non c'è bisogno di fare ulteriori amplificazioni in questi giorni, no? Ed è bene fare una riflessione sulla fede, anche perché Anna tra poco, tra i grandi doni che riceverà nel battesimo, riceverà l'infusione delle tre virtù teologali, di cui la prima è la fede, la speranza e la carità. Quando io ai padrini darò la candela accesa, accesa al cielo pasquale, che è simbolo di Cristo risorto, gli dirò: ricevi la luce di Cristo, a voi genitori, a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che vostro figlio, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e vada incontro nell'osservanza dei comandamenti al Signore che viene. Quindi tutti abbiamo ricevuto nel battesimo, attraverso i nostri padrini, quella fiammella. Solo che dobbiamo chiederci: sta fiammella oggi che fine ha fatto? Vedrete, no? Noi siamo in Quaresima, stiamo camminando verso Pasqua, no? Chi di voi, io lo dico sempre, ha partecipato alla notte di Pasqua? La notte di Pasqua comincia con la benedizione del fuoco, del cielo pasquale, si entra tutti quanti a luci spente con le candele accese, no? Proprio per dire la nostra fede in Cristo risorto, noi ci crediamo, d'accordo? Ai padrini dirò: attenzione, questa fiamma bisogna sempre alimentarla, perché sapete che se una candela a cera finisce, che succede? Si spegne, si spegne la luce, e se finisce la fede, diceva padre Amort, buonanima, grande esorcista, diceva: oggi la fede è quasi finita, e se finisce la fede, sapete che cosa comincia? La superstizione pagana, ferri di cavallo, corni, d'accordo, e stupidaggini del genere, scale, l'olio che ti casca per terra. Mia nonna diceva: è una grande disgrazia con quello che costa, cioè, che porta sfortuna, no? Non è un problema di superstizione. O superstizione peggiore. Voi sapete che a qualche anno fa, un italiano su tre va almeno una volta all'anno dal mago. 20 milioni di italiani, sapevate questo numero? Sono tanti, eh? E voi sapete che i maghi si dividono in due categorie: o ciarlatani spillasoldi, che ti fanno credere che fanno chissà che, ma ti impapocchiano, come si dice, oppure, e questi sono più pericolosi, maghi veri. Ma i maghi veri, purtroppo, sono amici degli abitanti dei piani inferiori, quindi esercitano i loro sortileggi con la collaborazione degli spiriti del male, e non è certamente raccomandabile rivolgersi a loro. Recentemente, ecco, è stato scritto molto, ecco, c'è un bellissimo libro del cardinal Robert Salah, Ormai si fa sera, e Signore ormai fa sera, e Il giorno volge al declino, è un libro stupendo.
fatto in forma di intervista, dove questo insigne principe della Chiesa, l'attuale prefetto della Congregazione del Culto Divino, ce l'ha messo Papa Francesco lì, veramente un sant'uomo, continua a ripetere che il grande problema del nostro tempo è una profonda crisi di fede. Ora, l'esperienza di Abramo, nostro padre, che cosa ha fatto Abramo? Noi dobbiamo un attimo calarci. Tenete presente che Abramo vive circa nel 2000 avanti Cristo, 1870, 1880, insomma, il avanti Cristo, il periodo storico è quello. Vive in Asia Minore, nell'attuale zona della Mesopotamia, Iraq, Iran. Un giorno, qui improvvisamente, al capitolo 12, appare il Signore e dice: tu, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. Proviamo un attimo a calarci. Ragazzi, siamo nel 2000 avanti Cristo. Voi sapete che l'economia, la vita di quei tempi, su che cosa era fondata? Sulla proprietà del pezzetto di terra, sulle bestie che ci avevi, e la struttura sociale era proprio fondata sulla presenza dei parenti, del clan. E Dio così dall'oggi al domani dice: tu, via tutto, devi partire verso ignota destinazione. Alzi la mano chi di voi avrebbe detto come ha fatto Abramo. Allora Abramo partì. Attenzione che in ebraico, se uno conosce l'ebraico, quello allora Abramo partì significa che lui ha reagito così. Ah, Dio mi chiede questo, vuole questo? Bene, conseguentemente, se Dio me lo chiede, questo si fa, senza farsi troppi problemi. Vogliamo fare alzare la mano a chi avrebbe fatto la stessa cosa senza battere ciglio? Poi c'è Don Pierpaolo in confessionale, se qualcuno dice la bugia alzando la mano. È difficile, no? Capite? Però questa è proprio la fede con la F maiuscola, cioè quella capace di abbandonarsi in tutto e per tutto al Signore. Perché se Dio c'è, se Dio mi vuole bene e se Dio è fedele, anche se mi chiede una cosa apparentemente fuori del mondo, assurda, io mi fido di Lui. Quindi c'è una dimensione della fede, e qui e questa dimensione dobbiamo esercitarla anche in questi giorni un pochino difficili, no? Che è quella di abbandonarsi nel Signore, di fidarsi di Lui anche quando, come dire, umanamente parlando, ci sarebbe qualche motivo di essere un po' agitati, qualche motivo di essere un po' preoccupati. Io sto usando un po' di eufemismi, no? Perché c'è qualcuno che è molto preoccupato in questi giorni, addirittura, insomma, scene anche molto molto più forti, no? Ma una fede viva diventa di Signore mio, mi abbandono in te e al tempo stesso a te mi rivolgo, chiedo il tuo aiuto, chiedo la tua assistenza, no? Questa è la prima, diciamo, suggestione. La seconda: la fede non è soltanto un abbandono, e qui interviene il Cardinal Sarano. La fede è una conoscenza soprannaturale che io faccio mia di alcune cose che non potrei sapere se Dio non me le avesse dette. Qui sono tutti quanti i contenuti della fede. Che Dio è trino, noi lo sappiamo dalla fede. Che Gesù Cristo è Dio fatto uomo, ce lo dice la rivelazione, perché Gesù Cristo sulla terra appare un uomo come tutti gli altri. Che sull'altare tra poco si compie il sacrificio della croce, anche se non si vede, ce lo dice la fede. Che quella bambina che battezzeremo entra come un essere umano e esce come figlio di Dio, che se potessimo vedere quello che c'è dentro la sua anima ci metteremmo tutti in ginocchio, ce lo dice la fede, perché apparentemente non succede niente. Che due sposi entrano in chiesa come due individui e quando escono noi continuiamo a vederne due, ma quelli sono diventati uno e non c'è nessuna autorità umana che li possa staccare, che ne dicono, questo ce lo dice la fede, e tantissime altre cose. Ora, questa fede noi dobbiamo alimentarla. Per esempio, facciamoci una domanda importantissima. Per noi cristiani, se abbiamo la fede, qual è la cosa più importante e qual è il male più grande? Detto in altre parole, è più importante la vita del corpo o la vita dell'anima, secondo noi? Qual è la cosa più importante? La vita del corpo o la vita dell'anima? Attenzione, non è che la vita del corpo non è... Adesso faccio un po' di esempi, eh? La vita del corpo o la vita dell'anima? Qual è il male assoluto, il male più grande da temere? La morte corporale o la morte eterna, di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio nel Catechismo per adulti? Allora, attenzione, noi cristiani non siamo fuori dal mondo, perché, detto fra me e voi, se c'è qualcuno che difende la vita del corpo oggi, sapete chi è? È la Chiesa. Perché la Chiesa non soltanto raccomanda a tutti i suoi figli, voi sapete che Sant'Alfonso Maria di Liguori
Dice, quando uno sta male, non deve andare in chiesa, sì, deve fare certamente qualche preghiera, d'accordo? Ma deve andare dal medico e deve obbedire, come se stesse obbedendo a un prete, capito? Come se, a tutto quello che il medico gli dice di fare, perché la custodia della salute del tuo corpo, che è un dono di Dio, è un tuo dovere morale, d'accordo? Quindi, per noi cristiani, per esempio, il fumo, detto fra me e voi, che ci fanno, è un problema, perché con il fumo io altero un organo tanto bello, e di oggi di stretta attualità come i polmoni, che non è il mio potere alterarmelo. Se io fumo come un matto e muoio prima del tempo perché mi viene un tumore o qualche cosa, io davanti a Dio risponderò di una serie di anni in meno che ho passato sul pianeta Terra, non perché sono attaccato alla vita terrena, ma per fare tante altre opere buone che il Signore voleva che facessi, che non le ho fatte perché mi sono mezzo suicidato. Capite? Come quando uno diventa obeso, noi cristiani non siamo fissati con la linea, d'accordo? Perché la linea non è che ce ne importa tanto, d'accordo? Ma se una persona diventa obesa, capite bene che mette a repentaglio la propria salute. Io ho conosciuto tante situazioni, noi non possiamo diventare obesi non perché ci piace la linea, ma perché la salute del mio corpo, io devo custodirla. La stessa cosa vale per l'alcol. Facciamo cose un pochino più grosse. Ma chi è che difende la vita dall'inizio fino al suo termine, definendola inviolabile, cosa su cui non ci dobbiamo mettere le mani? Chi è che continua a alzare la voce ancora contro l'aborto? L'aborto si può fare in tutte le parti del mondo. Chi è che cerca di dire l'eutanasia, cerchiamo di andarci piano, non si può fare nella Chiesa? Quindi noi, per quanto riguarda la vita del corpo, capite, stiamo in prima linea da credenti, però noi stiamo in primissima linea per quanto riguarda la vita dell'anima, perché Gesù nel Vangelo ha detto: non temete coloro che uccidono il corpo, quindi perdere la vita fisica non è il male assoluto, ma temete che insieme alla vita del corpo si possa perdere l'anima. Vi faccio un esempio, no? Un esempio provocatorio. Se voi vedete il film di San Giovanni Bosco, quello è la fiction molto carina, è fatta molto bene e anche abbastanza storicamente fondata, quella con Flavio Insinna, è uscita diversi anni fa, l'ho fatta vedere diverse volte ai giovani. Si vede un fatto storico. Ai tempi di Don Bosco, a metà dell'Ottocento, a Torino era scoppiata un'epidemia, argomento di strettissima attualità, non mi ricordo se era il colera, la peste, o credo che fosse il colera, non mi ricordo, però si vede, è un fatto storico. E siccome gli ospedali non erano così attrezzati come oggi, anche se anche oggi stanno cominciando a entrare un po' in crisi, c'era bisogno veramente proprio di gente che andasse a dare una mano, rischiando, di brutto, il contagio. Sapete Don Bosco cosa si è inventato? Ha preso i suoi ragazzi e ha detto: non vi obbligo, però vi dico, chi di voi andrà ad aiutare i malati, purché prima di farlo si confessi, e se faccia la comunione, quindi si metta in grazia di Dio, io vi dico, non sarà contagiato. Questa è storia, questa qui, eh? Alcuni ragazzi coraggiosi si sono confessati, si sono messi in grazia, hanno accudito tanti appestati e sono stati meglio di prima. Che significa questo qui? Attenzione, c'era una buona motivazione, quindi c'era un'opera di carità verso il prossimo, ma significa che Dio, se io mi fido, ha il potere di custodirmi, d'accordo? Che la vita di grazia, il significato, è ancora più importante, d'accordo? Che se sto in grazia, questo ritonda in bene anche sulla vita corporale, capite? Quindi ci dà questa capacità serena di affrontare anche tante situazioni. Fermo restando, capite bene, no? Che Dio non va tentato e provocato, quindi in situazioni delicate come l'attuale vanno rispettate, le rispetteremo sempre tutti, tutte quante le indicazioni di prudenza date dall'autorità. Però capite come una visione di fede ci aiuta ad affrontare anche questi momenti in maniera serena, in maniera distesa. Non è la stessa cosa avere un rapporto profondo con il Signore e avere questa serenità interiore, questo stato di abbandono, oppure non averlo. Ecco, queste sono soltanto piccole suggestioni. La Quaresima è un itinerario volto a farci riscoprire, rinnovare, ecco, e rinverdire, reinfiammare la fiamma della fede. Continuiamo a viverlo accompagnati dall'intercessione di Maria Santissima e animati, come spero ciascuno di noi lo sia, da tanto zelo, da tanto coraggio, da tanta fiducia, da tanta buona volontà. Siano lodati Gesù e Maria.